E ora vi parliamo in questo articolo delle ultimissime dal fronte di Temptation Island. In quanto per la prima volta fra Mirko Brunetti e la ex Perla Vatiero sembra esserci una schiarita. Per diverla tutta lei si è anche lasciata con il suo tentatore Igor e ci sono delle voci che la vedrebbero come probabile nuova tronsita di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ma veniamo a noi. Dopo la fine della trasmissione Temptation Island, dove di fatto i due che stavano insieme da 4 anni hanno deciso di lasciarsi, ci sono delle novità. Diciamo pure degli sviluppi inattesi. Infatti lui sembrava veramente avere chiuso una porta in faccia a doppia mandata nei confronti di Perla. E lei sembrava veramente molto rattristata da quando è successo. Inoltre lui sembrava ormai molto preso da Greta Rossetti. Ma di lei invece in questo box domande non ne parla proprio. Anzi, parla di Perla e dice chiaramente che le vuole molto bene e che si sono riparlati. Infatti afferma lo stesso che Mirko Brunetti, a sorpresa per Perla Vatieri, trovo un gran bene e si sono risentiti. Mirko Brunetti: voglio essere chiaro e libero di rispondere senza problemi. Provo un grande bene e nel momento in cui so di aver dato tutto quello che potevo in questi 4 anni. Soltanto che cambi il modo di vedere le cose. Sono cose che non dimentichi. Li vedi in maniera diversa e diventano un bagaglio di vita, di esperienza. Ma non si può dimenticare una relazione con cui hai condiviso tanto. Cambi soltanto il modo di vedere le cose. E ci tiene a precisare sempre lo stesso Mirko Brunetti nel suo box domande che nessuno ha dimenticato 4 anni di storia. I 20 giorni che avete visto sono la parte finale di un percorso. E continua lo stesso imprenditore dicendo che i problemi c'erano, se no non stavamo all'interno di un programma così. Arriva il momento in cui poi una persona capisce e deve avere la maturità e il coraggio di andare avanti. Ma poi lo stesso Mirko fa chiaramente intendere che comunque Perla Vatiero l'ha risentita anche se solo telefonicamente. In realtà abbiamo deciso di vederci quasi subito dopo la fine di Temptation Island. Solo che poi sono stati cambiati i programmi. Dopo non c'è più stato modo di fare un confronto oggettivo. E precisa che comunque non le ha fatto mancare il suo aiuto nel trasloco. Infatti afferma che sia di quello che fosse successo e sia perché poi comunque l'ho aiutata in alcune cose del trasloco e del suo lavoro, come è giusto che sia. Non mi sarei tirato indietro a questo. E ancora svela su Perla Vatiero che l'unica cosa è che non ci siamo visti per il semplice fatto che sono stati cambiati dei programmi. E conclude dicendo che ho capito anche che non sarebbe stato un confronto faccia a faccia in maniera matura.